Do il benvenuto in Biomutant. Non rilassarti troppo. Dice che non importa quanto il mondo sia strano, troverà un modo per esserlo ancora di più. C'è una bambolaia che fa cose con le sue bambole. Si chiama Maya. Vive in mezzo alla palude. Non farlo. Ma se proprio devi, dirigiti alla palude. Cerca di uscirne, però. Tu fai yokne. Crede che Maya viva nella palude, dove almeno non può fare. Ancora oggi non sopporta le bambole per colpa di quelle storie. Pensa che è stupido cercare di saperne di più. Lettera maitra chaitru tadai pebaju. Si lamenta che tu, un individuo di ha molto da fare, quindi non preoccuparti. Dice che nei tempi andati la morchia ti arrivava direttamente a casa. Ora bisogna aspettare che qualcuno la porti da te, ma è in ritardo. Hanno un bisogno disperato di morchia. Puoi aiutarli a scoprire cos'è successo all'automorchia? Pensa che sì, l'automorchia è sempre in ritardo, ma non arriva mai così tardi. Dice che l'automorchia di solito arriva da quella direzione. Adesso va, trovala e scopri cos'è successo. Altrimenti rimarranno senza morchia in men che non si dica. Ritiene che ci sarebbe un modo per ricompensarti se recuperassi quella morchia. Vediamo. Aggrappati bene e non mollare.
Questa è una terra zuffa. Quante guerre combattute per questo fazzoletto di terra. Che spreco. Rimasta a metà salute. Sforacchiali tutti! Serve più energia a chi per farlo? Radio Centro. Ciao. Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio. Una vista rara. Fanne tesoro. La fauna di questo luogo vacilla sull'orlo dell'estinzione, un po' come tutti noi. Di nuovo il mangiacarne. Niente sembra saziare la sua fame. Il cavaporo è spacciato, se non intervieni. Sforacchiali tutti! Radio Centro.
Aggrappati bene e non mollare. Bene, un po' di legno rottami tutti per te. Veloce come il vento. Vediamo. Ah, le isole sono paradisiache. Ecco il sovrano di questo avamposto. Non si aspettava che il suo avamposto venisse invaso. Ma ora che lavori con il loro rivale, ne comprende il motivo. Ha bisogno di un motivo logico per consegnare l'avamposto senza combattere. Sa riconoscere la forza di una buona argomentazione e concorda. È la cosa migliore. Ti consegnerà l'avamposto. Ora l'avamposto appartiene alla tua tribù. Dice che anche se li hai indeboliti, non si arrenderanno. Il tuo sifo ti ringrazia. La vostra tribù è sempre più forte. Dice che hai fatto un ottimo lavoro catturando il terzo avamposto dei rivali. Dovresti attaccare il loro forte, adesso che sono più deboli.
Ale. Dice che non hanno alcuna speranza contro di te. Vi vesiete, reclidete.